Ora, categoria soubrette, tipo maliziosetto, sarcastico, sardonico, ma tanto simpatico. Sandra Mondaini. Buonasera Sandra. Ciao Lelio. Vuoi dire cosa ci fai vedere ora? Beh, veramente guarda, io sono un po' demoralizzata, quindi non vorrei fare niente. Perché? Ma adesso te lo spiego, perché da un po' di tempo a questa parte mi fanno sempre fare parti di cattiva. La bambina è cattiva, la signora Marisa cattiva, la cameriera è cattiva, Crudelia Delò ricchissima cattiva. È vero. E a me, cosa vuoi, non so. È vero, è vero. Siccome sono buona, mi secca. Oh Lelio, scusami. Devo farti complimenti, ho visto la trasmissione, ma come sei bravo, sei bravissimo. No, guarda, lo dice anche mio marito, sai che sei bravo, veramente bravo, proprio bravo. Grazie. Ma cosa fai con questa faccia, la tiri su, la tiri giù, ma cosa fai, ma cosa fai? Fantasista della faccia, ma che bravo. E poi come canti, bassi, gli alti, astromeggi, bravissimo, bravo, bravo, bravo. Hai visto Johnny 7? Sì, sì. Che classe, come misurato Johnny, eh? Beh, sai, o la classe c'è o se no un po' difficile. Senti, a parte il fatto che Johnny mi piace moltissimo. Sì, beh, bravo. Io difendo sempre i colleghi, soprattutto quelli bravi. Glielo ho detto anche a Gianni. Tu con le colleghe come ti metti? No, figurati. Sono l'unica che si saluta ancora con tutte. Beh, ma non è merito mio, sai. Loro si frequentano, si vedono. Una dice una cosa, l'altra la riferisce. Io invece, sai, faccio una vita molto ritirata. Molto ritirata perché sono sposata. Sono sposata bene, sai. Sono. Senti, hai visto la Masiero in una delle puntate precedenti? Ah, perché Lauretta è venuta qui nell'altra, prima di me, sì, è venuta molto, qui Laura. Molto bene, no, non molto l'ho vista. Bene, no, non l'ho vista perché appunto stavo facendo un film molto importante, allora non ho potuto. Senti, brava la Laura, come brava, guarda, è bravissima. Poi una classe, come porta i vestiti. Poteva fare l'indossatrice senza stare a fare la soubrette, che avrebbe avuto le sue soddisfazioni. Comunque brava, veramente brava. Ha un neo per me, sì, che poi non è un neo, sì, ma somiglia. Penso che per la strada molti la chiamano Mondaini. E così, sai, molte cose che poteva fare lei le hanno offerte a me. Sì, e viceversa. No, viceversa no. Comunque, guarda, simpatica col suo Veneto, la ciacola. Poteva andare avanti a far goldoni, lì nelle Tre Venezie, sempre libero, senza muoversi, tanto era casa sua, perciò... Scusa, ti spiace, no, perché magari poi rimane male. Ciao Laura, ciao amore, ciao. Trovo che sei proprio molto buona, sì, sì, e sì, che non sei per nulla invidiosa. No, come... domandalo alla mia più cara amica che ho nell'ambiente. La cosa lì, come si chiama? Chi? Quella che cantava col violino, come si chiama? Martino. Oh, ma che Martino? Quella che adesso lavora con Bramieri e Pisu, che prima ci lavoravo io, che ho fatto tanti soldi quell'anno, tanti, che poi dopo ho lasciato perché mi sono sposata, lei ha preso il mio posto. Come Vabbè, la del frate. Eccola lì, la del frate. Hai visto che come ho detto che ha preso il mio posto, l'hai riconosciuta? Brava, brava, la Marisa, brava. E poi come canta, cantassero tutte come lei. Brava, veramente brava. Ma... perché non ha continuato a farla cantante, dico io? Vinceva tutti i festival, brava così. Bella poi, appunto. Invece stai facendo la soubrette, sì, qualche premio glielo danno, qualche medaglietta, ma se non va a prenderlo non glielo consegnano. Comunque bella, lasciatelo dire da me che l'ho vista da vicino. Con quegli occhi, sì, bella. Un po' cinesoidi, ma belli, veramente belli. Senti, questa tua gentilezza d'animo... Come sei stupida. Prego. No, sei stupidino. Perché? Ma perché non mi nomini lei? Ma perché non me la nomini? Chi? Ma cos'è pure che mi offenda? Ma io sono buona, sai. La regina, perché non mi nomini la regina di tutte noi? Ah. La Delia. Certo. Come brava la Delia. Certo. Pensa che è così brava che le critiche dicono talmente bene di lei che si pensa che siano pagate. Invece io che faccio il suo genere, perché io faccio il suo genere, ti assicuro che non sono pagate perché lei è veramente brava. Brava. E poi sai, far la sbarazzina per tanti anni, te lo so dire io qualcosa, sai. Veramente brava. Anche lei, io glielo dico da tanti anni, ma perché non l'hanno chiamata Broadway? Stava là, un bel po', sempre là, a fare una stabile. Qui magari veniva a salutare la mamma senza bisogno di lavorare. Scusa, la devo salutare anche lei perché sennò poi si offende. E delle altre, che cosa ne dici? Ce ne sono delle altre? No, non so, dico. No, non...
Senti Angelo, concludiamo questa conversazione. Voglio ancora chiederti che cosa ci fai vedere di bello. E dunque canterò una canzone che gli autori hanno scritto per me, sentendomi una sera parlare dei loro colleghi, e si chiama Io sono buona. Sì. Benissimo. Posso? Prego. Prego, maestro Kramer. No. Non hai baffi quello, chi è? Senti, come si chiama il marito di Albarnova? Gianni Ferri. Eccolo lì. Serio? Grazie. Io sono buona, troppo buona. Se puta caso vedo una vecchietta che scende una scaletta, le do una spinta, così va giù più in fretta. Io sono gentile, pure troppo. Se vedo che c'è un'auto che ha bucato, mi sposto all'altro lato, buco l'altra ruota, così mi fa panda. Se vedo una multa sul parabrezza d'una macchina, è tanta la mia bontà che la strappo, così il padrone quando tornerà non la troverà e non si dispiacerà. Io sono buona, tanto buona. Se c'è il Luttazzi che il presentatore fa nel televisore, io spengo l'apparecchio, così Luttazzi almeno ha un nemico di meno. Ho proprio un cuore d'oro, più buona di così si muore. Verso i lati, così per il finale.